siamo cresciuti con la serie, siamo dei ragazzi degli anni 90, siamo entrambi del 94 e quindi più o meno siamo quasi coetanei e siamo sempre stati grandi ammiratori perché ha rappresentato un elemento di rottura con le serie d'animazione del passato e spesso, anche tra ieri ed oggi, stiamo molto parlando del fatto che da ragazzini entrambi abbiamo avuto delle esperienze simili con South Park, nel senso che l'abbiamo scoperta un po' di sotterfugio. La mamma non doveva saperlo, si guardava magari, io ad esempio la registravo, e quindi insomma ha quell'elemento di irriverenza che oggi forse possiamo pensare sia anche normale, normalizzato, perché tante serie poi hanno imitato South Park, però non dobbiamo mai dimenticarci che è l'originale e che soprattutto ha sempre una verve e una spinta diversa. Allora, noi veniamo dal mondo della musica e della musica cantata, una musica con tanta voce dentro, e quindi ci sono tantissime analogie e affinità in realtà fra il lavoro che si fa in uno studio di doppiaggio e quello che si fa in uno studio di registrazione, in una sala di registrazione della voce. Quindi ci siamo arrivati forse un po' più preparati di altri personaggi e talent che si approcciano per la prima volta all'universo del doppiaggio, ma ci siamo resi conto lavorandoci che c'è un universo, davvero una quantità di dettagli e di cose che osservando un film doppiato non notiamo. L'attenzione a tutte le emissioni delle vocali, l'attenzione all'essere molto interconnessi al labiale. Poi noi abbiamo fatto un lavoro su qualcosa che ha un labiale molto semplice, delle bocche che si aprono e si chiudono, però vedere già quanto è difficile farlo qui. Quindi ci siamo portati dietro un'attenzione a dei dettagli del mondo del doppiaggio che prima non avevamo e che adesso sicuramente io ho ripreso a osservare nei film doppiati, e che probabilmente in realtà potrebbe influenzare anche il nostro modo di approcciarci al nostro modo di cantare e di lavorare in studio, cercando un'attenzione al dettaglio maggiore. L'addizione, aggiungo, è sicuramente qualcosa che ti può servire sia quando vuoi, diciamo, rispettarla e vuoi fare sì che quella sia una regola che applichi nella tua musica, e quindi sai, quando scegli di dire le parole nel modo corretto, sia quando decidi di non farlo. È uno statement anche quello, anche dire bene al posto di bene è importante ed è una scelta, e quindi sai, è proprio stato quell'imprinting del chiedersi sempre: lo dico giusto o lo dico sbagliato questo? Se lo dico giusto, cosa comunico? Se lo dico sbagliato, cosa comunico? E quindi sai, quella cosa è qualcosa che ci porteremo dietro. I film sono due. Nel primo abbiamo fatto dei personaggi, diciamo, un po' più marginali, e nel secondo proprio quelli che hai appena citato. Nel primo il mio personaggio era definito nello script una guida, e in realtà è un personaggio che serve per fare uno turning point narrativo, dà una grossa rivelazione ai protagonisti che gli permette di andare avanti nella loro ricerca. Mentre nel secondo, appunto, ho doppiato Larry David, che è un celeberrimo comedian americano che, come tutti i VIP che sono tirati in mezzo in questa puntata di South Park, non fa una grandissima figura. È stato interessante, poi soprattutto è stato interessante poi chiacchierarne un minimo con gli amici comici che ho, perché io sono abbastanza appassionato di comedy italiana e non ho così tanta formazione su quella internazionale. Parlando con tutti i comedian italiani che conosco, invece Larry David è un mito totale, un mito assoluto, quindi mi sono ritrovato ad aver davvero lasciato un segno nella mia carriera che non immaginavo. È stato buffo e anche divertente. Io ho lavorato in particolare sulla voce di Larry David che doppiava, no? Quindi non cercando di andare sui suoi spettacoli, e quindi fondamentalmente ho dovuto mascherare la mia voce da quella di una persona anziana per cercare anche di rendere un effetto comico, no? Però è stato molto interessante. Beh, nel mio caso, io, come appunto dicevi, ho doppiato, parto dal secondo caso, Gwyneth Paltrow, e da una parte un'attrice incredibile, versatilissima, dall'altra anche un peso per me è molto importante personalmente, perché era l'ex compagna di Chris Martin, che è il mio idolo musicale di sempre, insieme a Freddie Mercury, e quindi sentivo un po', ecco, diciamo, il peso. Ho dovuto anch'io cimentarmi in una voce che non appartiene a me, nel senso che è proprio una voce femminile. E di conseguenza lui adesso non vi ha imitato la voce, non ve l'ha fatta, sarebbe farlo, ma meglio tenere per i film, però insomma abbiamo dovuto usare degli artifici e è stato molto divertente. Dall'altra parte invece, e risalgo adesso al primo caso, ho fatto un
si chiamano Anchorman, no, vabbè, reporter, ecco, quelli del TG, che dà una notizia importante a un certo punto, e lì invece ho fatto una voce maschile, è stato un po' più semplice. Fare Guida del Patron è stato anche divertente, perché adesso vi dico questa sorta di chicca: c'è una scena in cui devo fare dei singulti, dei gorgogli strani, e è stato molto... Sei scoperto molto dotato nel fare i singulti. E devo dire che tutto lo studio di doppiaggio mi ha detto: guarda, forse per il parlare devi ancora imparare bene, dovresti fare magari qualche corso, ma potresti farcela, ma per l'urlare, per fare, sei molto bene. E quindi mi ha fatto ridere. Io penso Ninna Nanna per genitori disattenti. Ti ho citato una canzone che non conosce nessuno e che anche noi stentiamo a ricordarci qualche volta, però penso sia la canzone più in spirito South Park che abbiamo mai scritto, e ha quell'idea di politicamente scorretto e di violenza verbale. Di violenza anche verbale, proprio per evidenziare però un problema. Si chiama Ninna Nanna per genitori disattenti perché dice: se tuo figlio lo lasci in camera da solo ad ascoltare, che ne so, la radio, o comunque in balia di qualsiasi media, poi non puoi lamentarti di quello che recepisce se non hai alcun tipo di controllo. E è un bene per qualcuno, un male per qualcun altro, però il discorso è questo: cioè il ben pensante che accende la radio, la televisione e se ne va via e lascia suo figlio da solo o da sola. E quindi ecco, Ninna Nanna per genitori disattenti, proprio perché inizia come una canzone precisissima, bella, melodiosa, e poi diventa invece una canzone super rock e metal in cui si dicono solo parolacce. Ci piaceva questa idea. Ma secondo me questo è un momento storico in cui cioè, la parola d'ordine dovrebbe sempre essere libertà, cioè, o meglio, libertà conforme alla sensibilità di ognuno, cioè di chi crea soprattutto. Perché noi pensiamo spesso all'audience, ed è giusto pensare all'audience, ma da artisti, da musicisti, da professionisti del mondo della creatività, se così vogliamo dire, bisogna anche pensare alla sensibilità di chi crea. E quindi se chi crea vuole andare in una certa direzione e percorrere il politicamente scorretto, va benissimo, noi siamo sempre stati anche fan. Dall'altra parte, chi invece desidera portare avanti il discorso del politicamente corretto, o comunque dell'andare in altre direzioni, dell'essere più inclusivi, va bene anche quello. Poi certo, il giudizio finale spetta al pubblico, e questo però è un altro discorso. Chi crea dovrebbe essere sempre libero di fare ciò che vuole, soprattutto quando si parla di satira, di critica ai costumi, e per quello chiaramente va salvaguardato South Park e tutti gli altri esperimenti in quella direzione. Però non ci sentiamo di voler, proprio per non voler mettere alcun limite dal punto di vista creativo, ci sentiamo di dire la libertà è il valore assoluto. E poi diciamo, l'intensità della critica e l'intensità della cattiveria vanno molto a braccetto e rendono un prodotto come South Park chiaramente identificabile come questa cosa. Il problema forse che a volte viene tirato fuori e che viene sbandierato sul tema della politically correct o incorrect sono quei tipi di prodotti che non si dichiarano nella loro posizione, non è netto se siano di rottura o di inclusione, se vogliano essere digeribili da tutti o essere un prodotto più di nicchia. E per fortuna esistono le cose come South Park, che chiaramente fanno uno statement al dire: no, qui vedrete solo il peggio possibile. E per fortuna. Anche perché evidenziando il peggio e i problemi che viviamo oggi, che poi si può capire quale strada percorrere. Cioè, il discorso è sempre come migliorarci come esseri umani, questo è il senso dell'arte. E si possono percorrere infinite strade e evidenziare infinite cose, il bello, il brutto, il medio tante volte è insipido. Questo è quello che esattamente si dice. Sì, sì, sì. Allora, io intervengo sul discorso della frase, addirittura io ho suonato a un certo punto, non ho mai detto, penso, questo, neanche nelle precedenti interviste, ho suonato in una band che si chiamava Kilkenny, che era anche collegata al posto in Irlanda, alla località, alla birra, anche penso, però appunto in realtà derivava da lì, c'erano molti motivi per chiamarci così, ma è stata una mia band adolescenziale proprio, quindi ti ho già risposto, mi identificavo molto e non l'avevo mai detta questa cosa, penso, mi fa ridere. Non ho rivelazioni così forti, io, quindi non so bene cosa dire.
Cioè, non ci pensavo da una vita perché è stata davvero una band con cui suonavamo cover, è davvero una delle prime esperienze, però ti fa capire quanto era identitario per le persone della nostra età.